Parola di Quaresima. Preghiera quotidiana proposta dalla Diocesi di Treviso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo oggi al Signore di crescere nella fede, seguendo i passi di Gesù che si affrettano nella via del dono di tutto se stesso. Preghiamo. Concedici, o Padre, di celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Egli, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove vado io, tu per ora non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità, io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Il fotogramma dell'ultima cena appena ascoltato ci fa dire: è vero, Signore, per noi ora è davvero difficile seguirti. Forse a parole diciamo di volerlo fare, ma poi, come Pietro, ci accorgiamo che le situazioni della vita non sono poi così ovvie. Perché la via del dono d'amore che percorri tu chiede di mettere in conto anche la sconfitta, il rifiuto, l'incomprensione. Chiede di fidarsi fino in fondo che Dio Padre non abbandona mai. Tre modi di vivere la vita di altrettante persone. Giuda è colui che vende la vita del Maestro. Pietro se la tiene stretta la vita e nega di conoscere il Nazareno. Gesù, pur nell'angoscia della morte che si avvicina, dona la vita. Giuda e Pietro, in fondo, entrambi fanno un calcolo di convenienza sulla loro vita e quella altrui. Gesù no. Se doni la vita, non puoi fare calcoli. Ti fidi che il Padre la accoglie e non la perde, perché quella è la nostra identità più profonda, ovvero di figli che, consapevoli di essere amati dal Padre, donalo la vita senza paura. Unica via di salvezza, unica strada per ritrovarla. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. Ora, assieme al nostro Vescovo Michele, ci rivolgiamo a Maria e da lui riceviamo la benedizione. Maria, Madre della Chiesa, a te ci affidiamo in questo tempo di prova. Prendici per mano e insegnaci ad accogliere il dono dello Spirito, a fare quanto Gesù ci dice, ad accogliere con fiducia la parola del Padre. Donaci un'autentica conversione del cuore e della vita. Accompagna e guida chi governa e quanti si impegnano per la salute di tutti. Aiutaci a fermare la diffusione del contagio. Assisti chi soffre, consola chi piange. Insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza, a trovare nuovi modi di essere vicini, a non cedere allo sconforto, a prenderci cura gli uni degli altri, e accompagnaci nel cammino della vita con fede sempre nuova nel nostro Dio, amante della vita.
vi benedica e vi protegga, vi accompagni e vi consoli Dio, amore onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Parola di Quaresima, preghiera quotidiana proposta dalla Diocesi di Treviso.